40% in più delle iniziative in città nell'ultimo anno. Questo è il risultato per quanto riguarda la città di Brescia, che sta per concludere la sua estate 2015 con 4 concerti di tutto rispetto. Si riprenderà il 3 settembre con Tempo Reale Extra di Francesco Renga, seguito da Il Bello di Ser Brutti di J-Ax, che si terrà sabato 5 settembre, ed inoltre Elio e le Storie Tese e di Negrita. Questi ultimi, come Francesco Renga, chiuderanno il loro tour nel capoluogo bresciano. Scelta per accontentare un po' tutti i gusti, come lui, abbiamo accontentato dalla lirica ai ragazzini, al rapper, un po' di tutto, e sempre questa è la nostra scelta per andare incontro un po' i vari gusti del nostro pubblico bresciano. Sì, è una scelta che abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo, abbiamo fortemente spinto sulle iniziative musicali, culturali, ricreative, sportive. La città sta rispondendo molto bene, gli organizzatori, i gestori degli eventi stanno rispondendo molto bene e i dati ovviamente dati dagli uffici del comune registrano che tra richieste autorizzative, permessi, logistiche eccetera siamo cresciuti del 40% nell'ultimo anno in termini di iniziative culturali, musicali, ricreative e sportive. È un dato impressionante, è un dato che peraltro è confortato da una risposta dei cittadini, una risposta sempre in crescita. Io considero la vitalità della città uno strumento fondamentale per la sicurezza e per la vivibilità. Più la gente vive la città, più la gente viene in centro storico o anche nei quartieri periferie dove avvengono le iniziative, ma qui stiamo prevalentemente parlando del centro, più la città è sicura e la città è apprezzata. Abbiamo fatto anche alcune scelte che hanno accompagnato queste politiche, alcune scelte di pedonalizzazione da Piazza della Loggia a Piazza della Vittoria. È evidente che alla fine questa politica, che ha bisogno dei suoi tempi e anche della sua gestazione, sta dando i risultati. Devo ringraziare nello specifico anche chi ha gestito alcune di queste grandi partite. Oggi siamo concentrati sul tema dei grandi concerti in Piazza della Loggia e oggi un ringraziamento speciale va al CPS che ha organizzato gli eventi di inizio di settembre, con nomi ovviamente di caratura nazionale, che chiudono i loro tour a Brescia e con numeri molto imponenti che oggi sono stati dati estremamente significativi. 50.000 persone sono tantissime, di biglietti venduti nei concerti e nelle iniziative del cinema in Castello e all'Arena. Io sono convinto che questa sia la strada da percorrere ed è una strada che ovviamente implica una grande collaborazione e una grande disponibilità reciproca tra realtà, gestori e amministrazione comunale. Quindi è un buon risultato e cominciamo a tirare piano piano le righe di un percorso di qualche mese che ha certamente fatto vivere la città anche durante il periodo estivo. Fra poco daremo anche i numeri della presenza ai civici musei durante il periodo agostano e anche lì avremo dei risultati strabilianti rispetto al passato. Io penso che stiamo andando nella direzione giusta. Pazienza, ottimismo, fiducia, perché la nostra città è una grandissima città che risponde e sta tornando a fare la città capoluogo di una provincia grandissima e popolosa. Sì, il nostro lavoro è quello di programmarci in tempo, che sui grandi nomi ci vogliono normalmente un anno di preavviso, di preparazione per i grandi nomi, poi per fare gli altri c'è sempre tempo. Come dicevo prima in conferenza stampa, sto cercando di chiudere il contratto con i Purple, dovrebbero, spero, tornare a Brescia dopo 8 anni, e però per questo devo capire anche le location, come organizzare. Arena Campo Marte. Abbiamo già dato una disponibilità, c'è già una via di libera di massima, si tratta di lavorarci. Noi sappiamo che dobbiamo investire sul Campo Marte e lo dobbiamo investire come un luogo ricreativo, sportivo. Stiamo anche, visto che colgo l'occasione, visto alcune sollecitazioni anche oggi, siamo sulla palla anche dal punto di vista dell'acquisizione da parte del demanio militare, che dovrebbe poi smilitarizzarsi in demanio civile, della palazzina di Campo Marte, per poi essere ceduta a titolo gratuito al comune, perché questo è l'accordo che abbiamo già sostanzialmente fatto, non per iscritto ma in sostanza da gentiluomini, con il nuovo direttore generale del demanio civile. E quindi io credo che i tempi sono inevitabilmente tempi della burocrazia statale, che sono noti, non sono certamente rapidissimi. Quello che conta è la direzione di marcia, quello che si vuol fare. Poi i risultati arrivano e arriveranno, perché dobbiamo avere anche la lungimiranza di non continuare a cambiare rotta, ma di perseguire con forza e determinazione i passi che stiamo compiendo nella direzione giusta. Beh, è ovvio che noi abbiamo lavorato da un anno alla riqualificazione del palazzetto dello sport EIB.
perché Brescia si merita un'infrastruttura sportiva di 5.000, oltre 5.000 posti, che non abbiamo. L'unica grande struttura che abbiamo è San Filippo, che come noto ha circa 2.400-2.500 posti a sedere e che non è un luogo certamente adatto né per il grandissimo sport né tantomeno per i concerti. E quindi è evidente che abbiamo fatto la variante urbanistica, abbiamo adottato tutti i provvedimenti, l'immobiliare Fiera nel frattempo ha fatto le sue gare e ha fatto un affidamento provvisorio a un progettista e anche ad un'impresa per realizzare. Siamo al miglio finale, stiamo aspettando gli ultimi giorni dei termini per la possibile firma della convenzione urbanistica. È stato un cammino difficile, difficile vi assicuro, ma molto convinto. Quindi anche quello è un traguardo che, se la città raggiungerà, sarà un traguardo molto importante che cambierà comunque un pezzo della nostra vita quotidiana, soprattutto per chi come me ha vissuto da ragazzo l'esperienza dell'IB. Tornare a rientrare in quel luogo lì, dopo ho sentito concerti e visto grandi partite di basket, sarà una grandissima emozione.